E allora, 13.30, spaccate? No, non è vero, sono le 13.31. Ma loro allora vedo indifferita. <ride> Quindi, buongiorno di nuovo a tutti i seguaci, i follower de della pagina di Eris Edizioni di, di Facebook. Uh, benvenuti a una nuova puntata di The Coroners. Uh, prima di tutto... Ci vedete e ci, e ci sentite bene, dateci un feedback così almeno capiamo se la tecnologia è eh, dalla nostra parte, naturalmente con i commenti eh, qua sotto la diretta Facebook che arrivano un po' in ritardo, quindi eh, ci dispiace se magari non riusciamo a leggerli subito, ma cerchiamo di fare, di fare il possibile. Allora, cosa andiamo a fare oggi, Matilde, con questo allora, buffo cappello? Che allora, hai in testa. io e il mio buffo cappello insieme a te oggi andiamo a fare una bellissima chiacchierata con Armin Barducci, mm -hmm. fumettista, che è un bel pezzo di fumetto italiano, di autoproduzioni, che ha pubblicato con noi eh, Misantromorfina, uno in realtà dei nostri primissimi titoli eh, a Graphic novel, a fumetti e... Presto autore di un altro nostro nuovo titolo su cui stiamo lavorando. Quindi prima cosa quella. Poi visto che Armine di Bolzano ci siamo detti ma cosa sta succedendo di bello sì. in questi giorni a Bolzano visto che questo è un periodo in cui succedono sempre solo cose brutte invece no e abbiamo deciso di fare una chiacchierata eh, per parlare di Radio Quarantena e eh, ne parleremo con Domenico. Domenico, sì, più tardi. Allora, anche il sincro eh, sembra andare, diciamo, abbastanza bene. Direi di non parlare troppo veloce. Parleremo molto lentamente. Così la telecamera deve assorbire meno frame e sembra che vada meno... Devo parlare lentamente? Sì. Oh mio Dio, è difficilissimo per me. Allora... Uh, quindi vediamo se i potenti mezzi ci vengono in aiuto, cambiamo scena e abbiamo Armin in diretta Skype. Ciao! Ciao Armin! Ciao a tutti! Ciao! Allora, uh, intanto io sto vedendo che come l'altra volta siamo diventati Ghezzi, quindi <ride> noi arriviamo in ritardo rispetto a... All'audio. Però a noi, ah, Ghezzi, ci piace! Ci piace. Quindi ascoltateci come se fossimo semplicemente una radio. Esatto, insomma, non ci fissiamo sull'immagine fa, fa troppo anni 2000. Anche perché ormai abbiamo capito, la, la rete da, da, dalla nostra sede Era va molto, molto meglio più potente, a, oh, sì. a quella qua di casa. Eh, ciao Armin, come va, Bolzano? Ciao ma c'è silenzio <ride> no va, va abbastanza bene eh, insomma come va? va bene la gente non resta in casa però va non bene. resta in casa? Ecco. sì 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 la, la polizia si è incazzata perché ieri hanno fatto un gran passeggiato in giro per i nostri poi noi abbiamo un bellissimo enorme parco a Bolzano e la gente se n'è andata in giro e quindi da oggi sono, stanno molto incazzati e quindi chi... multano tantissimo. Hanno, hanno chiuso cazzo. i parchetti? Ah, quelli ne hanno già chiusi da, da cinque giorni. Sì, sì. Quindi no. i Bolsanini in realtà non sono pignoli e precisi che seguono le istruzioni alla lettera. No, ma lo sono solo che. Non so, probabilmente sarà stata una bella giornata il fatto che non ci siano così tanti contagi qua in alto Adige. Probabilmente è questo, che non ci sono numeri che fanno mh, uno spavento totale, eh. però, boh, è che probabilmente non lo vogliono capire. E invece tu da fumettista, come tutti i fumettisti, anche quando non c'è la quarantena, stai in casa a disegnare. <ride> no allora, allora diciamo che eh, eh, non è la stessa roba no 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 innanzitutto sto a casa solo per met metà della giornata più o meno se riesco e disegno e ho la piccola figlia all'asilo ecco adesso avendocela in casa se si lavora un quarto di quello che si lavorava prima quando si aveva la metà del tempo <ride> E, e niente, allora, niente, non si, si possono fare altro che disegnare o fare altre cosette, pulire casa soprattutto perché è il regno della briciola. Da quanto cioè, qua è incredibile, cioè, siamo sempre solo a pulire casa. Tra l'altro, possiamo dire che ehm, consigliamo a tutti la pagina Facebook, il profilo Facebook di Armin, dove racconta un po' la vita di casa. Eh, disegnare e via dicendo con una bimba al seguito, eh, per cui consigliamo insomma a, a chi ci sta seguendo ma non segue lui di andare a cercarsi il suo profilo approfondire perché questi il, il diario disegnato a fumetti che negli anni ormai eh, è arrivato a livello 2 2 giusto. Sì, 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 siamo a livello 2 perché ha due anni, quindi va a pari passo con gli anni il nostro salire di livello. <ride> e quindi insomma, lo consigliamo perché è regale. Abbiamo visto in questi giorni foto in cui tenti di disegnare e, e la, la bimba ha scoperto nuovi tipi di, anche lei di eh, acquarelli, insomma, nuovi materiali e nuovi modi per incasinarti. Eh no, beh, peggio, ha scoperto la tavoletta grafica, <ride> <ride> quindi quella è stata una cosa, però eh, devo dire che adora bene gli acquerelli e quindi è un bel mezzo per poterla distrarre, nel mente noi cerchiamo anche di capire che cosa fare. Il nostro grande problema di noi, nel mio e della Suri, di noi genitori livello 2, è che non riusciamo a parlare tra di noi. È che mh, Zoe è una cosa incredibile. Cioè, appena noi parliamo di qualcosina, di qualsiasi mm -hmm. cosa, lei parla, urla sopra. E quindi è tutto così. Cioè, noi dobbiamo stare in una convivenza super forzata, cioè tutti insieme. Senza mai conversare troppo. <ride> ecco, questa è la è situazione. Complesso. È complesso. Allora, proviamo invece a chiacchierare di altro. Sì. Dimentichiamoci un attimo il coronavirus yes. e iniziamo mm. a raccontare un po' la tua storia da fumettista, autoproduzioni, ricordando che noi ci siamo proprio conosciuti in realtà grazie al collettivo di cui facevi parte, di cui noi seguivamo il lavoro, che era Monipodio. Insomma, tu alla fine ormai fai fumetto veramente da una vita. Beh, io allora. Ti sta dando eh, del vecchio. Vi, vi dico un... no, no, beh, dai. So, fine. Fine. No, beh, è vero, ma ci sta, ci sta, ma qui ci arriveremo anche alla, alla figura del vecchio che non mm. mi dispiace neanche. Ehm, eh, diciamo che io ho iniziato a pubblicare a 17 anni. Cioè, è una, una, una roba pazzesca, era talmente tanto tempo fa. Ho iniziato a pubblicare delle vignette, ma proprio vuol dire pubblicare e, e guadagnarci dei soldi, a più o meno 17 anni. E da lì ho continuato a guadagnare poco, sempre, eh, fino ad adesso, sempre però disegnando. Però eh, poi passando in tempi decisamente più recenti, eh, io mi ricordo bene com'era andata. Facevo... Era più o meno il 2004, avevamo il nostro collettivo progetto Monipodio, Officine monip no, Monipodio e basta, si chiamava Monipodio. E um, uno dei, dei componenti, tale Hannes Pasqualini, aveva un contatto con uh, gente di Torino. No? E a un altro del, 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 del gruppo gli era venuto in mente di fare una cosa chiamata tipo Comic Battle, che era una cosa ispirata a tipo le rap battle che andavano tanto, tanto ai tempi, e di farlo solo in maniera a, a mo' di fumetto: no? con due disegnatori che si combattono e poi si eliminano e via dicendo, e poi dopo ne rimane soltanto uno. E A un certo punto, veniamo contattati da questi tizi di Torino che siete voi, credo, una cosa del genere, perché avete scoperto uh, le regole della, di questa sì. comic battle in, uh, in Creative Commons. Insomma, molto, era sì. tutto molto libera come cosa. e Avete contattato Hannes e era lui che teneva i contatti con voi. Io in realtà sapevo di voi, ma non vi conoscevo. E lui era anche venuto a Torino, se non erro. Eh. Sì. Sì, io non, quello, Direi di sì. Sì, ehm, sì anche perché all'epoca noi, eh, come pubblicazioni di fumetto, non avevamo fatto ancora nulla. Anzi, il nostro no. primo, diciamo, libro a fumetti fu un'antologia chiamata eh, No Comics. Il fumetto non esiste, esatto. Eh, <ride> Che fu appunto l'antologia la, dei quattro finalisti della Comic Battle che organizzammo all'interno di questo festival musicale che si chiamava Hano Fest. E quello fu il nostro primo libro, diciamo a della fumetti. collana di, eh, sì. di... Eh, sì. e in realtà il secondo fu è uno stato... Comics 2 della Comic Battle dell'anno dell'anno dopo. Dell dopo. Ok, quindi è stata una concausa di eventi che hanno dato il via a voi a produrre fumetti. Diciamo. Esatto, Interstate esatto. Interessante Questo non lo <ride> sapevo, eh, bello, bello. E facciamo una chiacchiera sulle autoproduzioni. Insomma, tu hai, mm. l'hai fatta per tantissimo anno e continui in realtà a utilizzare, eh, cioè, mm. sì, eh, sì. Vorrei vorresti. vorrei continuare. Ecco. E secondo te, visto che si, si parla sempre tanto di autoproduzioni, però in realtà Rispetto probabilmente al lavoro editoriale delle case editrici, è come se le autoproduzioni uscissero più velocemente dalla memoria storica del pubblico. Non so come dire, nel senso che ovviamente i libri no, restano magari disponibili in libreria, vengono ristampati, nuove edizioni, mentre invece spesso le autoproduzioni, se uno non le fruisce, non le prende sul momento, poi negli anni un po' si perdono. Secondo te, quindi la mia domanda è un po'. Questi anni di autoproduzioni, visto che tu ci sei bene o male, sempre rimasto dentro, cosa è cambiato? Eh, oh, allora mh, è cambiato che noi eravamo già ehm, figli eh, fighetti dell'autoproduzione, cioè. Chi c'era prima di noi erano molto più sporchi, grezzi e cattivi, cioè erano molto più fotocopiati. Noi facevamo proprio parte di quella, uh, facevamo quella parte negli anni zero dell'autoproduzione che cominciava a stampare in tipografia, cosa che non accadeva così facilmente perché si utilizzavano dei mezzi molto più poveri, eh, come le fotocopiatrici o i... vabbè insomma. E, um, e sempre stampati in bianco e nero grezzo eccetera noi cercavamo di fare delle copertine anche a colori e man mano anche le varie altre autoproduzioni piano piano hanno cominciato a prendere quella via affinché noi in realtà nel 2008 eh, o 2009 non se so, non mi ricordo neanche più ci siamo sciolti come gruppo monipodio e poi dopo eh, da lì in poi avete anche abbastanza ragione eh, siamo entrati nel più totale dimenticatoio, cioè nessuno si ricorderà eh, chi erano eh, chi era Monipodio o chi erano Self-Comics, eh, oppure chi erano i cani fanno fumetti, oppure ce ne erano tanti ai tempi non ci ricordiamo anche noi tipo a stento che cosa c'è stato e, e poi dopo che cosa poi dopo è venuto subito dopo o cosa c'è adesso eh, in effetti l'autoproduzione o la pigli al volo o non la pigli anche perché la distribuzione è quella diretta mm. e non, non esiste se non eh, delle cose tipo magari come fa Tipo Mamma aiuto, che magari ha delle, delle cose depositate in rete, maggior, nascono tutte lì e poi dopo diventano dei libri che anche loro, a un certo punto, finiscono. Cioè, insomma, non è che si ritrovano così facilmente. Diciamo che forse l'autoproduzione è sempre stata più. Eh, forse l'editoria di adesso che diventa più simile all'autoproduzione perché anche qua i libri non durano più di tanto, si possono sì ristampare se vanno bene, però anche lì vanno e vengono e spariscono e se non lo prendi in quell'anno, anno e mezzo di, di vita non lo prendi più. Sì, lì forse è più una questione di abitudine del... Diciamo del, del pubblico, del fruitore no? che deve prendere eh, la, la novità e fruire della novità subito. E poi passa un po' la voglia, forse. Diciamo. Ma oddio, forse come le, le serie TV che poi dopo, ok, ci sono in streaming, prontati tempo, poi spariscono mm. e ciao, non si vedono più, non esistono in, uh, sul mercato home video, non esistono da nessun'altra parte. Sì, potrebbe essere una buona riflessione. Com'è che una persona che ha sempre fatto autoproduzioni a un certo punto decide che invece vuole fare un libro con un editore? Beh, diciamo che lo scopo è sempre stato quello. Sempre. Anche, cioè, io credo che presso che chiunque faccia autoproduzione abbia l'aspirazione di, 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 di pubblicarsi anche perché ai tempi le regole erano molto semplici cioè tu ehm, eri un disegnatore senza alcuna esperienza e senza alcuna possibilità di aver pubblicato che cos'è che fai? Vai dalle case e ti rimbalzano tra di loro e dicono guarda se non hai pubblicato non ti prendiamo, non, non hai un pubblico e quindi ti autoproduci per poter arrivare dentro a un, a un giro eh, in cui tu riesci a fare effettivamente dei libri, e cioè, questa è la cosa. E quindi la, una delle mie aspirazioni era sempre quello di arrivare effettivamente all'editoria in sé, senza mai perdere quella cosa bella che è quella estrema sensazione di libertà che si prova nel fare l'autoproduzione, mm -hmm. Ma con il tempo diventa sempre un po' meno eh, perché c'è ci cioè, tanta vita in mezzo e tanta meno possibilità eh, di, di permettersi di essere un po' più poveri del solito. Allora veniamo a misantromorfina, ma prima di parlarne… Sì. C'è cioè qualcuno che ci ha detto: ah, si, sì. se vi scambiate il cappellino, continua a guardarvi. Marco Corona, Marco ah, Corona, Marco. lo, facciamo. Ci lo, facciamo, lo ah, facciamo. Armin non ci vede, io ho un cappellino normale, Matilde ha un cappellino. È no, lo, lo so, lo okay, so. Ok, Mat Matilde cambierà cappellino per ogni trasmissione o copricapo. naturalmente sono tutto scompigliato. Di è difficile, è difficile. Oh, ecco, ok, qua. Marco Corona, sei stato accontentato. Oh, posso fare anche così, muovere le orecchie e eh, i nostri follower sono contenti. Bene. Bene, allora parliamo di Misantromorfina. Sì, Misantromorfina, uno dei primissimi libri di Erisa Fumetti, yes. mm, non la primissima tornata, diciamo del primissimo anno, ma subito i passetti dopo. Parliamo infatti di 2014. Prima edizione, novembre 2014. Carta canta: voilà. Com Vai. Ok, come, come nasce questo, come com era nato questo, questa storia? La voglia di raccontare un qualcosa di così, da un certo punto di vista empaticamente estremo? Possiamo dire così per il lettore? <ride> allora, eh, nasce, in realtà il libro nasce, um, credo cinque anni prima, una roba del genere forse anche di più. Nasce in un'estate eh, in cui eh, ho cominciato a, a dirmi di dover sceneggiare un, di, di voler almeno buttare giù una sceneggiatura di un libro molto più ampio e a dire la verità, Mia Santomorfina è stato il libro che ho ritoccato di meno come, a livello di storia. Eh, funzionava già bene così come era fin da sempre. Non ho neanche cambiato di una virgola mai. Poi l'ho iniziato a disegnare eh, ai tempi con uno stile di disegno totalmente diverso eh, per un'altra una, un casa editrice eh, che nel frattempo eh, è sparita. Cioè, nel momento in cui ci stavo lavorando, eh, avevo già preso i contatti: era già andato tutto abbastanza bene, ero gasato. E quando sono gasato, io produto, produco tavole in maniera inconscia e sparisce questa cosa qua e, e io mi incazzo, eh, mi deludo e smetto di fare fumetti. Cioè, ho passato un periodo in cui ho totalmente smesso e ho detto vaffanculo. Mi basta, disintossico. Basta. No, non mi disintossico, non è, non è questo. Cioè, riesco ad avere una casa editrice potenzialmente interessante, che nel frattempo, per dei motivi suoi, eh, cioè non, non, è che, non è che hanno fatto un torto a me, però, insomma, ho detto basta, no, non lo voglio più fare. Poi succede che, in, um, era il 2014, fosse, ci stavo lavorando dal, dall'anno prima, l'anno prima io mi innamoro. Uh, mi innamoro di, di Suri che adesso siamo sposati abbiamo tutta la famiglia e tutto il resto e io lo riguardo questo fumetto e, e gli dico timidamente ma se io lo, lo disegnassi lo ridisegnassi lei mi, mi dà due pedate <ride> nel culo e gli dice fallo tu fallo, al massimo te lo autoproduci, no? cioè, fallo. E io dico, vabbè, ok, dai, lo faccio, sono in un momento di eh, endorfine pazzesche, eh, obnubilato dall'amore, e io con, comincio a disegnare questa storia. E poi c'è stato quel momento in cui a Lucca eh, io vi incontro, adesso non so esattamente se ci siamo presentati là, dal vivo, sono passati no. troppi anni. <ride> eh No, non mi, se non mi ricordo. No, ci siamo visti l'anno prima. Ci siamo visti l'anno prima, e ci siamo presentati. Era il uh, e poi forse quell'anno lì, ma faccio casino, fa lo stesso. Fa lo stesso. Io vi vedo e voi avevate un, a Lucca uno stand in condivisione con, non mi ricordo più chi, era piccolo, sì. piccolo nel padiglione Era Napoleone la nostra, eh, no, ero lì, guardavo, la nostra prima Luca mh? la vostra prima Luca giusto e mi guardavo e dicevo ma mamma mia questi ragazzi stanno facendo cose fighe cioè nel senso guarda stanno facendo abbastanza giusto io cioè, le altre case di tici che erano un po' più decisamente più grosse eccetera io no dai bom parlo e niente vi ho approcciato voi gli avete detto figo sì dai bello e poi niente è, è nato nato il libro fisico di misantromorfina. Che tra ecco. l'altro ha un titolo che è perfettamente descrittivo, anche se è una parola inesistente, che in, in, in trippa, intriga sempre la gente che lo legge, no? nel senso che è un qualcosa di, che suona familiare, anche se non è una parola inventata e di difficile comprensione in realtà. Però da, sembra sempre un ritratto di famiglia a chi legge il titolo, cioè misantromorfina. Com'è che te lo sei inventato? Ma, ma, ma arriva dalla, da, da questo modo di, di raccontare che poi eh, da lì in poi ho, ho abbastanza adottato nel, nel, in tutti i miei vari libri. Ehm, in questo modo di raccontare è molto lento e quindi avviene, arriva la parte della, della morfina che, no, che attutisce un po' tutto quanto, come anche ehm, eh, tutti i caratteri dei cinque personaggi di Misanto Morfina. Ehm, sembrerebbero tutte delle, delle parti cinque parti diverse della stessa persona che probabilmente sono io no non è che ci <ride> sono queste cinque parti e la prima parte ehm, cioè la parte predominante di, di uno di, di questi personaggi è sempre un aspetto di ogni persona ma però esaltato all'ennesima potenza quindi se c'è Fivi che è un personaggio che odia tutti quanti e certo, lui, cioè lui tratterà male tutti sempre e se c'è uno che si chiama buono è buono ed è solo buono cioè, e, e non c'è un'altra un cosa e quindi tutti gli altri aspetti umani del, dei vari personaggi vengono attutiti dalla parte della morfina del titolo di Misantro Morfina poi Misantro era perché in realtà tutti i personaggi tra, nel bene e nel male tra virgolette si vogliono del male ecco eh, nel, nelle loro vicissitudini si trattano male, fanno, si fanno del male abbastanza gratuito a vicenda e sembra che tutte queste persone non, non, non funzionino nei, nei, nei loro rapporti mai. E questo libro appunto è uscito nel, nel 2014 e eh, invece eh, questa primavera Uh, sempre che il mondo non finisca domani. Uh... Quindi, ecco, non vi diremo la data precisa. <ride> però, per questa primavera, che sarà molto lunga, ormai lo sappiamo. Ripetiamo, l'abbiamo detto anche nella prima diretta di. Di The Coroners, noi quest'anno festeggiamo appunto i dieci anni eh, dalla fondazione, diciamo della, della casa editrice. Ma non volendo fare un, un compleanno, già visto, eh, ah, festeggiamo i dieci anni. Eh, noi abbiamo deciso di festeggiare invece il centesimo libro. Sì, perché poi ci siamo chiesti, sì, cosa sono dieci anni, cioè cos'è che ha fatto questo dieci anni, che cosa rimane sì, di noi, i esatto. Dieci anni? Uno dice 100 libri. Ma così nel senso non è che fosse una cosa che avevamo il primo anno di vita calendarizzato: tipo, ah quando faremo no. il decimo anno saranno 100. No, è stato un po' casuale, anche perché il numero delle uscite è cresciuto pian piano e calcola, calcola, conta, conta. Con la lista. Dei anche libri. perché di solito in case editrici, un po' più grosse, 100 libri si fanno in un anno, un anno e mezzo. Ma sì, direi tranquillamente. <ride> E quindi abbiamo detto, cal calcola, 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 calcola. Dal primo libro, diciamo, della collana di fumetti, dell'antologia di No Comics, eh, fatta appunto attraverso la Comic Battle e quindi Monipodio e quindi Armin, arriviamo al centesimo libro che sarà appunto di, Armin. di Armin. Allora, centesimo libro che ha un'esegesi, diciamo, tutta particolare allora diciamo intanto il titolo sì. che è molto complicato da dire chi lo dice chi lo dice chi se la sente Armin Armin beh è tu ah no? bene quello che la pronuncia in inglese <ride> che fa cagare allora eh, eh, Tales of an imaginary Perfetto. Deadman. te la sei cavata splendidamente <ride> allora cosa io, io quando devo eh, in qualche modo descrivere a qualcuno cosa sarà Quest'opera dico sempre che è una narrazione in espansione. Sì. Ah, partiamo okay. dall'idea da, da come è nato. Come quando tu ci, ci hai incontrato e ci hai detto, ragazzi, ho quest'idea folle, voglio fare questo, questo libro, questa storia. Allora è, è nato perché mi sono rotto i coglioni. <ride> Ma alla grande, eh? cioè, una roba pazzesca. Allora, praticamente, e ehm, eh, eh, non ha a che fare con il, con il lavoro precedente. Eh? Questo lo, lo ci tengo a, a, a sottolineare eh, perché, diciamo che prima ho fatto un libro su sceneggiatura di ehm, Giorgio Salati e quindi avevo fatto tutto un, un fumetto in, in linea chiara. E per ovviare a un, due anni di lavoro sulla linea chiara io poi dopo ho fatto delle illustrazioni tutte con delle colate di nero e quindi là già mi sono sfogato, però sono partito dal presupposto è che spesso e volentieri nel concetto delle graphic novel, ci sono tantissime pare mentali, lo sappiamo benissimo, c'è cioè, tipo 250 pagine di, di seghe mentali, ok? Allora io a questo punto ho detto, ma perché non fare 250 pagine di botte? <ride> <ride> Invece di seghe, di farne di teghe? Eh, proprio, ehm, e poi dopo, perché non farlo come, come voglio io? Cioè, so di... Ehm, Costruire, di, di avere le conoscenze per costruire bene una storia. Ma prendo tutte le regole, me le rimescolo, me le, me le distruggo, inizio uh, in maniera abbastanza casuale e comincio a fare uh, 60 pagine in freestyle, praticamente stilisticamente, narrativamente, eh, tutto in bianco e nero, un po' come cavolo voglio io, in puro divertimento. E poi dopo mi viene in mente, bene, ho, ho fatto queste 60 pagine, ma così, eh? Eh, bene, anche in brevissimo tempo. E eh? così poi dopo a un certo punto vi incontro. Eh, voi ci, um, fate delle, degli sguardi molto seri quando ve, ve l'ho mostrato e ho detto vabbè, adesso mi manderanno un po' a fanculo è una cosa abbastanza, abbastanza matta, chissà, però non ho pretese, cioè, non, non, ho, non avevo una grandissime pretese. E poi, a un certo punto, ho detto sì, no, no va bene, ok, dai, sviluppa la storia. E io ho detto, oh, cazzo, non e te adesso... l'aspettavi. La No, cioè non me l'aspettavo così perché ho cominciato da pagina numero 60 a cominciare a mh, cercare di giustificare un po' quello che avevo fatto fino a lì, cioè di dargli una continuità e allora è arrivato il delirio. È stato un periodo stupendo, devo dire. Perché eh, sceneggiavo e cominciavo sempre a pensare alla cosa più matta che mi veniva in mente. Io cercavo di inserirlo nel contesto della storia, cercando di tenere questa storia sotto controllo. Ho fatto dei grafici, ho fatto una cosa del genere. Infatti, è un enorme purpurri di 28 personaggi che si mescolano tra di loro in tempi e dimensioni. Dimensioni temporali eh, diverse e, e in generi diversi. Cioè, ehm, non so bene come, come spiegare che cosa ho fatto di per sé. <ride> è una sorta di universo? Sì, sì. sì lo è. Per questo cioè, questo è, un, è un universo che si potrebbe espandere anche. Eh, Forse alla non volta è un voglia, solo cioè. universo. Eh, sì, e in questo universo ehm, rientra anche Misanto Morfina, cioè l'ho fatto rientrare esatto. anche la storia di Misanto Morfina. In un certo senso, c'è un, un certo punto c'è un collegamento. Ehm, beh niente, poi è, è nato così, ce l'ho fatta, mi è esplosa la testa. È stato incredibile. Mi avete aiutato anche molto voi perché um, ci sono alcune cose che dovevo cambiare, infatti, non era un'opera chiusa come come misantomorfina che funzionava, che aveva il suo bellissimo equilibrio dall'inizio alla fine, perché era tutto calcolato, infatti, e sì, devo, sì. devo dire che come grandissima, bellissima cosa, io eh, correndo un po' i ripari sapendo che non era facile questa operazione, mi sono creato un gruppo di lettura di cinque sì, elementi, quello, che poi infatti. dopo ne sono diventati nove, che in, in maniera costante mi hanno sempre visionato tutto quello che stavo facendo, eh, dando le loro opinioni, quindi è stata una, una cosa meravigliosa. È la prima volta che ti sei affidato diciamo a un gruppo di lettura per, per la creazione di un libro? Sì. Com'è sì, stato? Sì, sì, sì. È, è no, bello, molto bello. Come si dice, c'è chi è più attivo, c'è chi è meno attivo, chiaro, no? È... Sono, non è stato male perché siamo andati anche avanti a suon di um, sondaggi <ride> sondaggi via telegram sono fantastico e, ed è una pratica che io manterrò okay. Per i prossimi libri a venire, cioè, cioè, avrò sempre un gruppetto di persone con cui io devo lavorare, anche perché eh, la lavorazione come noi tutti sappiamo del fare libri, ammesso che tu non abbia dei figli che ti rompono l'anima in continuazione mentre stai lavorando, è che è un lavoro solitario. E non, non è che bastano i social eh, perché non puoi rompere le balle a tutte le persone sulle cose che stai facendo. È un lavoro in quarantena. Lo consiglio di fare dei gruppi di lettura propri, cioè di lavorazione, non è neanche un lettura, un gruppo di lavorazione. Sì, che in realtà appunto chiacchierando in questi anni sono poi tanti gli autori che pian piano si creano dei mini gruppi anche di altri autori in realtà con cui poi si confrontano su ogni libro che fanno costantemente, proprio per uscire un po' dalla No, dalla logica in cui appunto resti chiuso in te stesso e poi a un certo punto può non funzionare quello che stai facendo o magari funziona ma sei in paga piena, e quindi non sai se funziona eh... allora io direi possiamo uh, diciamo dire giusto qualche chicca di come sarà questo quest'opera quest allora appunto inizialmente doveva essere un libro Uh, con uh, alcuni contenuti speciali, uh, è diventato qualcosa di più. Una narrazione in espansione. <ride> Vedi che funziona bene? Allora, partiamo dall'involucro. Uh, diciamo, quest'opera sarà contenuta all'interno di un cofanetto. Sì, questo possiamo dirlo. Un cofanetto di cartone. Che sembra fare strano, perché uno si aspetta che un'opera sia un libro, e invece no, sono più libri, ma è una storia sola. Come ce la spieghi, Armin, questa cosa? <ride> eh, allora, diciamo che eh, la grande idea iniziale era quella di fare un, questo grande libro, questo grande meta fumetto, grande, cioè, in realtà era numerato in maniera abbastanza normale, con un sacco di collegamenti diversi e trattarlo come un videogioco, cioè come un videogioco che ha, eh, se tu fai un season pass legato mm -hmm. al gioco, cioè se tu tipo, paghi qualcosa in più, eh, ogni tot hai eh, degli aggiornamenti sul, su, su questo gioco, quindi dei contenuti speciali che sono delle piccole espansioni oppure dei contenuti... Che, che succedono tra una pagina e l'altra? Ok, l'idea era, era questa qua. Poi eh, ovviamente queste idee qua, anche voi me l'avete detto, si ridimensionano un attimo perché era diventata una roba troppo enorme come da, da gestire, e do dovevo anche lavorarci per più di un anno, eccetera. E, eh, dopo l'uscita dico, ed è veramente un macello tenere su tutto quanto, e quindi eh, possiamo dire che i con vari contenuti speciali Uh, sono, si sono trasformati in uh, altre cose che poi dopo saranno tutte quante, quasi tutte quante, quasi tutte quante. Uh, messe dentro al cofanetto soprattutto ce n'è una parte che nasce come piccolissima storia di una dozzina di pagine e poi si è trasformata in una storia di cento. <ride> e quando ce l'hai detto, mi metto: OK, Poi boh. Prima No, in... io ho detto we fix it. Lo risolviamo, non c'è problema. Soprattutto perché la cosa poi, insomma, lavorandoci, devo dire che io sono reduce dalle settimane in cui ho prodotto i paratesti di spiegazione del nostro centesimo libro e che la cosa poi affascinante è che per come è adesso è un'opera unica, perché chiaramente è una storia unica mm -hmm. composta da tante storie. Mm -hmm. Che quindi fisicamente sono più cose, uh -huh. ma non esiste un ordine di lettura obbligatorio dato per cui, sai, non so come una serie, hai un 1, un 2, un 3, un 4, no? Cioè devi andare di fila, devi seguire un certo ordine logico. Mentre invece effettivamente alla fine del tuo lavoro ci troviamo davanti a un qualcosa che può essere letto un po' in, in qualsiasi ordine. Si, si incastra sempre. Sì, sì, quello sì, si incastra sempre. Cioè, magari c'è un ordine un po' più consigliato che un altro, giusto per avere la continuità, però eh, si incastra abbastanza tutto abbastanza bene. Si incastrano anche il, il, uno dei contenuti al di fuori del cofanetto che mi preme anche menzionare è che da giugno dell'anno mm -hmm. scorso io tengo in vita un. Uh, la vita reale, di, reale finta di uno dei, dei personaggi all'interno del libro uh, che è Dren Clun, che ha questo suo profilo Instagram, che è una parte, un componente abbastanza importante eh, da leggere a ritroso all'interno del libro. All'interno del libro a un certo punto ci sarà un consiglio. Andate via a guardare il um, Profilo Instagram, tornate indietro nel tempo, perché non si può fare altro che sui profili Instagram che tornare indietro nel tempo, e potete vedere cosa gli sia successo fino esattamente a quel punto lì in cui lo state leggendo nel libro. Eh, tra l'altro, appunto, non è l'unico contenuto, chiamiamolo, multimediale, no? Ci sono… Ah, ce ne sono altri e a loro volta questi appunto espandono ciò che è contenuto nell'opera, ma ne sono sempre parte integrante. Insomma, è una storia in potenza che tutte le volte c'è il pezzo dopo, no? Eh, eh sì, e poi dopo non è che non puoi avere tutto della storia. Io non, non so se un lettore riesca a vedere o leggere tutto o cogliere tutto lo sa questo lo scopriremo quando uscirà quindi eh, diciamo sarà un'opera eh, incredibile eh, un cofanetto che conterrà due volumi brossurati più altri due volumi pinzati più all'interno altri contenuti extra ci sarà anche un eh, periodo di diciamo di preordine che eh, garantirà Ulteriori altri extra. contenuti? Sì, tutto questo ovviamente <ride> era eh, già un po' calendarizzato. Cioè. Ovviamente, eh, abbiamo deciso di traslare un pelo per ovvi motivi l'uscita e attendiamo insomma anche che sia. Come dire, comprabile fisicamente in tutte le fumetterie in tutte le librerie, sì, no? Sì. Questo è, è fondamentale, visto che ritorniamo un attimo all'attualità. All eh, per noi è fondamentale, eh, appunto, che il libro poi venga acquistato in libreria o in, in fumetteria, perché ribadiamo il fatto che noi comunque facciamo parte di una catena. Una filiera. Una filiera di, di produzione. Quindi sarebbe anche. Uh, comunque per noi facile uh, fare promozioni e vendere solamente online dal nostro sito. Ma in questo momento che le librerie, sono costrette alla, le librerie e le fumetterie sono costrette alla chiusura, insomma, uh, anche nel futuro prossimo uh, bisognerà cercare di aiutarsi un po'. Un sì, po di supportarci, supportare chi tutti gli anni, tutto l'anno, tutti i giorni fa circolare in realtà i libri, poi vi ricordiamo che in questo periodo comunque ci sono delle librerie e delle fumetterie che comunque stanno facendo spedizioni, quindi vendita online, quindi non, come aveva scritto qualcuno su Facebook, la quarantena non è una buona scusa per comprare libri da Amazon, <ride> e quindi vi, vi rimandiamo a quei punti vendita che si possono trovare appunto on online, ci sono diverse liste, diversi uh -huh. elenchi che Comunque, continuano a vendere mandandoveli a casa visto che non potete andare voi a prenderli. E quindi ci sembrava importante appunto che i nostri libri uscissero nel normale, no? nel, nel periodo di ritorno alla normalità, nella normale vita che fa un libro, eh, che è una vita fisica fatta di posti vendita con persone fisiche. Ma vediamo cosa ci. Aspetta, il futuro. Eh? Non lo sapremo. Um, allora, per andare verso la conclusione con questa diretta con, eh, con Armin. Iniziamo a fare l'aggancio per il prossimo ospite dei, dei prossi, del quarto d'ora finale. Armin abbiamo detto tu sei di Bolzano. A Bolzano è nata una web radio, giusto? Con la quale hai anche collaborato. Allora, cosa è successo? <ride> è successo che eh, viene dichiarata la zona rossa, zona arancione diventavo rossa. Vabbè, fu lo stesso. Viene bloccato tutto quanto in Italia. Boh, io me ne vado a letto distrutto e stanco e agitato e l'avrei fatto già da già giorni che dormivo poco e, e i giorni dopo anche. Poi mi sveglio la mattina. Uno dei primi post mi arriva da, lo leggo da Domenico Nunziata che è, fa parte poi dopo del mio gruppo di lettura. E vedo e fanno, lui assieme a degli altri ragazzi si sono inventati una radio quarantena. E io faccio: Cazzo, Cioè esattamente questo è quello che serve in questo momento così. Difficile, così eh, stressante per tutti quanti, facciamo un, di, di fare di qualcosa di utile anche tra le quattro mura di casa. Eh, piccolo appunto: è che l'hanno cominciato poi a fare tutti, in questo momento abbiamo un, uh, un surplus <ride> di offerta di qualsiasi <ride> cosa su, su tutto, che è una cosa quasi oscena: che non, gli resti, cioè, non ti servono due o tre quarantene per riuscire a leggere o visionare tutto quello che ti viene proposto. Ed è Ma anche noi l'idea di fare queste dirette comunque c'era venuto <ride> prima che iniziate a dire ah io faccio una diretta sì. Facebook? Ah, è? vabbè, è un'idea che ovviamente abbiamo avuto in molti, Chiago, in tanti. Appunto, e poi niente, allora nasce questa cosa, io mi sono alzato e mi sono neanche lavato la faccia, sono andato al computer e gli ho detto io gli regalo il logo, io gli regalo il logo della, del, della radio, ne hanno bisogno di sicuro, Bom, lo faccio, lo faccio in più colori. Eh, I ragazzi si gasano di brutto, grazie, grazie, grazie. E poi dai colori nascono le varie trasmissioni. Continuo a fare logico con sfondi diversi per le varie trasmissioni, poi il domenico mi fa: mh, Dai. Vuoi essere ospite come facciamo noi in questo momento, solo che poi a un certo punto sono diventata un'entità fissa. E da lì in poi, tre volte a settimana, adesso siamo in onda sul programma culturale, i 25 lettori sulla radio. È nata così, semplice, veloce, spontanea, eh, con i mezzi che abbiamo a disposizione. Rimane comunque un'operazione tutto figo, nonostante il surplus <ride> di roba che c'è, e, e basta. Vabbè, ah, tra ecco. poco sentiremo appunto domenico, lo sentiremo visto che. Uh, è radiofonico. Lo sentiremo con una diretta telefonica. Quindi non ci sarà in video, metteremo il cellulare davanti al, al microfono col viva voce. Quindi sarà più, all sarà school, più radio, sì. all uh, prima di salutarci, Armin. Come stiamo chiedendo a, a tutti gli ospiti che abbiamo qua a The Coroners se ci vuoi consigliare un libro, un film o serie TV e qualcosa da ascoltare. Ah! Ok, beh, io per ascoltare, ascoltate Radio Quarantenna. <ride> Vabbè, a parte questo. Comunque, eh, vale. Serie vale. Sì, questo vale. Sere tv, in questo momento eh, io ho un problema: c'è una bambina a casa che mi fa lasciare ad ascoltare nulla. Questa è una cosa: è né guardare poco o niente. Guardiamo di film, ne ho visto uno molto carino. Eh, molto carino perché mi piace l'architettura brutalista. Quindi è un film molto brutalista esteticamente parlando e si chiama High Rise. Lo trovate su Amazon Prime Video. Eh, non lo conoscevo, è stata una bella bella sorpresa. Eh, così come serie TV. Eh, Vabbè, dai, insomma, ok, che è già uscita da, da un, qualche giorno o almeno da una settimana, ma c'è tutta la seconda parte di Paradiso. L'abbiamo finito ieri Bellissimo, capo... capolavoro. Bene, perfetto, <ride> <ride> bella, eccessiva, anzi, più eccessiva della prima parte. E poi per il resto, mh, abbastanza ci sono alcune cose abbastanza deludenti. Qualcosa che ti ha deluso particolarmente? Io sono più bravo a dire su altre serie tv che dire in maniera positiva. Qualcosa <ride> che ti ha deluso particolarmente? Oh, eh, beh, sì, eh, la seconda parte di Altered Carbon, eh, okay. Io non la ho seconda visto stagione. Ho visto. È stata una schifezza in che... <ride> Ahimè, Concordo, ok. Eh sì, purtroppo um, hanno, non avevano il budget, l'avevano usato solo per gli attori. Non lo so, non so cosa sia successo. Forse anche i libri saranno così, non lo so, non li ho letti, quindi non, non riesco a spiegarmi bene perché è una cosa potenzialmente bella. Eh, che si poteva solo migliorare, eh, la, la, boh, è andata avanti così. Eh, quindi niente, è una serie persa e non la continuerò mai più. Se mai andare e invece avanti. qualcosa da leggere per adulti, ma anche per bambini, visto che. Ah, bene. Eh, dio l'ultima cosa che ho letto è un, un libro della pimpa. <ride> Stavo pensando <ride> a quello, <ride> stai pensando a quello, eh, tipo. No, eh, da leggere, ragazzi, eh, è da un pezzo che non sto leggendo un cacchio, <ride> quindi non so, non so bene cosa consigliarvi. Anzi, non mi consiglio niente. Bene. Potete leggere online un sacco di offerte che vi vengono regalate di fumetti o di libri a gratis in questo momento, ce n'è un casino. Quindi... Allora. Uh, visto che stiamo andando verso la chiusura Armin ti ringraziamo tantissimo per, uh, per il tempo di, di questa diretta ricordiamo uh, a chi si fosse collegato solo ora o anche a chi ci sta seguendo dall'inizio uh, il libro di Armin dovrebbe uscire se, se tutto va bene ma per ora è confermato verso fine fine primavera, fine primavera. questa primavera Uh, sarà un, uh, un libro di più libri un, un libro mondo quindi rimanete collegati sia con noi sia dalla pagina di armin e anche dall'instagram di dren uh, ci ricordi il nome dell'instagram eh, discutibile ieri okay. uh, comunque poi metteremo tutti i link e gli info qua, qua nel post Intanto, Armin, ti ringraziamo tantissimo e speriamo di rivederci di persona il, il prima possibile. Ragazzi, ciao, grazie mille per l'invito e ciao a tutti. Ciao. E ora, e ora, è giunto il momento del, dell'altro yes. ospite. E quindi, ora ci appropinchiamo con i nostri potenti mezzi tecnologici a chiamarlo. Allora, eh, intanto grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo, scusate se non riesco a leggere tutti i commenti, ma da, da questa visualizzazione molti commenti si, si perdono, Le, riesco a recuperarli solo uh, a, fine, a fine live, eh, quindi scusate se non leggo, non leggo tutti, tutti i commenti. Quindi adesso ci mettiamo in contatto telefonico, radiofonico con Domenico di Radio Quarantena, sempre di Bolzano. Quindi abbiamo avuto questo collegamento Bolzano-Bolzano e gli chiederemo un po' eh, di info su, su questo progetto che è nato e eh, che stanno portando avanti. Uh, intanto appunto se volete commentarci con anche voi tipo serie televisive che vi hanno ciao, ti uh, che vi hanno deluso commentate pure allora tac potenti mezzi tecnici uh, pronto Domenico ci senti? vi sento vi sento ciao a tutti ciao allora uh, Grazie di essere qua, qua con noi. Eh, intanto, chiediamo anche a chi ci sta ascoltando se ti sentono bene. Perché sei in, in diretta appunto con il viva voce sul microfono, un po' alla vecchia ah, maniera. Ok, ok. Anche, anche noi in radio dobbiamo fare questi check con il pubblico. Ma ci sentite? <ride> Sono molto divertenti. Sono degli stacchetti. <ride> allora, domandona nel senso come è io in verità mi sono letto un po' di articoli che sono usciti ho visto che comunque la vostra iniziativa è stata spinta tantissimo però la domanda è come nasce come è nata Radio quarantenna? allora è nata qualche giorno fa ma nel, nel giro di una notte praticamente con un mio amico Paolo Sticotti avevamo già in mente da un sacco di tempo di fare qualcosa per, per parlare delle cose che ci interessassero attraverso uno, un canale di comunicazione ci stavamo pensando e alla fine abbiamo, abbiamo scelto la radio e, e perché volevamo ingegnarci in questo periodo di quarantena e trovare un nuovo modo, di, o comunque un, nuovo, un modo diverso, di, di stare insieme e, e scambiarci informazioni, eh, tra, principalmente tra amici, eh, in, un primo, in una prima fase. Poi, poi abbiamo scoperto che in realtà potevamo tenere compagnia a tante altre persone e appunto eh, in giro di, di pochi messaggi tu, tutti quelli a cui abbiamo proposto l'idea eh, si erano dimostrati entusiasti e il giorno dopo eravamo in diretta con un palinsesto armi in barducci che avete avuto in diretta eh, fino a, eh, a pochi minuti fa, cioè aveva già fatto un logo semplicemente perché aveva visto un post che avevamo pubblicato di notte in cui dicevamo vagamente cosa avremmo fatto, <ride> quindi eh, è nata un po', un po' corsara la radio. E come sta andando? Nel senso, eh, ma, è la prima volta che lo bene. fate? Sì, sì, sì. Quindi prima esperienza. Siamo alle alle. Cioè, usiamo Skype per, per fare le. Um le live noi siamo comunque su Spreaker su quarantena.it ci si trova e bah, il pubblico c'è e le persone commentano ci, ci mandano critiche suggerimenti eh, tantissime richieste di collaborazione perché se dovessimo accettarle tutte avremmo mh, un pan palinsesso che non finisce più e sì, come, come diceva Armin so. come diceva Armin non, non basterebbero quattro quarantene per usufruire di tutti <ride> diciamo, i servizi che che stanno nascendo in questi giorni no, no, ma infatti ha pienamente ragione. Perché abbiamo programmi tipo una rassegna stampa di mattina, un programma sul ciclismo. Eh, alla sera ci sono quelli musicali. Eh, in cui magari si, si, si consigliano le buone pratiche per, eh, per questi giorni, eh, in, diciamo così, accompagnate dalla musica. E abbiamo approfondimenti culturali, un podcast che, che teniamo io, Armin, altre persone. Di pomeriggio che si occupa di, eh, di libri, di fumetti eh, e, e di belle cose che stanno nascendo in questo periodo. Quindi diciamo che il palinsesto copre buona parte della giornata. Sì, noi cominciamo più o meno alle 10 e finiamo alle, alle 10 di sera se non sbaglio. Senza Comunque interruzioni, sì. eh, scusami, senza interruzioni. Eh, sì, ogni tanto qualche interruzione okay. 5-10 minuti credo ci sia sì, sì. Okay. e qualche buco ogni tanto c'è, eh, ovviamente ci, ci sono delle esigenze, siamo in larga parte studenti, certo. universitari, ci sono anche liceali, quindi magari ci sono appunto lezioni a seguire, a studiare, magari c'è anche altro, insomma, Ma, non, non eh, facciamo solo questo. Certo, o ognuno trasmette... Da, da casa propria. Quanti siete, scusa se non so se l'hai già detto prima, in, di tutto il gruppo? Allora, in redazione credo che adesso abbiamo superato la ventina, però una ventina diciamo così. E ognuno trasmette <coughs> separatamente da, da casa propria. Ok, ok. Sì, è una super iniziativa nel senso: è la dimostrazione che si può parlare, fare cose non farsi prendere dalla paranoia totale. E anche dall'abbruttimento, no? Un po' ogni tanto no? in questo periodo si è no, visto. Ma, allora, alcuni di noi registrano in pigiama, io sono fortemente in disaccordo. <ride> eh, sono per, io sono per vabbè, perché la radio non si vede, eh, però sono per eh, mantenere un minimo di routine per non appunto abbruttirsi e intanarsi come fosse una specie di come no. se fossimo rintrappati in un nido. Siamo tutti potenzialmente. rischiamo di diventare tutti kikomori. <ride> <ride> esatto, esatto. Tra l'altro, è uscita una, una puntata di bringhitarra che poi, eh, poi... Ascolto, la consiglio così è giusto perché bringhitarra è una cosa che mi piacciono. <ride> okay. ok, ok. Allora, visto che siamo ai consigli, chiediamo anche a te eh, se hai di, dei consigli di lettura. Qualcosa da, da vedere, che sia film o tv, e qualcosa da, da ascoltare. Per ascoltare? Faccio. Faccio una marchetta di quella di quarantena e <ride> la gioco così. Vale, vale, vale. vale. E, um, mentre qualcosa da leggere eh, su, sulla radio, ho già consigliato, vabbè, consiglio un romanzo e un fumetto. Okay. E, um, il fumetto è Claire France. Di set, ok, e... l'ho inciso di recente su Nerdcore che è una, una rivista su, sulla quale scrivo, credo che magari conosciate anche voi. Sì. E Fans. è un fumetto fantastico, e... è un tomo, eh, ci si mette un po, anche, un po' anche a leggerlo, lo consiglio apposta perché cioè, siamo in quarantena, non ci possiamo permettere di, <ride> di affrontare letture lunghe è era un buon periodo e... per i Tomoni. Esatto, e l'altro tomone è Prima di noi di Giorgio Fontana, edito da Sellerio, questo romanzone di 900 pagine che attraversa la storia del Novecento italiano dal, da Caporetto fino, a, fino al 2012 più o meno, è un bellissimo romanzo scritto in modo molto elegante ma molto accessibile e molto popolare, poi Fontana scrive anche per Topolino, quindi diciamo così, rimaniamo in tema fumetto. <ride> ok, perfetto, invece da vedere… Ah da vedere, giusto uh, direi, non so su, su Amazon Prime ho beccato La Donna della Domenica di Luigi Comencini uh, la trasposizione uh, cinematografica del romanzo di, di Fruttaro Lucentini con Marcello Mastroianni come protagonista nelle, nei panni del commissario Santa Maria direi che è un bellissimo film per impassare il tempo nonché Il ragazzo più felice del mondo di GP gratis su Youtube bellissimo, l'ho visto ieri Okay. ok, allora uh, Domenico ti ringraziamo tantissimo per questa tantissimo breve voi. intervista, uh, ricordaci dove e come vi si può trovare per ascoltarvi. Potete trovarci digitando quarantenna con2n.it che vi porta a Spreaker dove ci sono tutti i nostri podcast e dove ci sono i live ovviamente e, e poi siamo su Instagram Radio Quarantenna. Okay. tutti gli aggiornamenti okay. perfetto ti ringraziamo tantissimo e speriamo di vederci presto sì di, no, sa di salutarci di scusare. persona <ride> certamente grazie ciao ciao, ciao. grazie ciao. Ciao. ciao allora sono le 14.27 siamo quasi arrivati al, alla nostra consueta ora di, di diretta quindi Adesso tiriamo un po' le somme e tra poco ci, ci saluteremo. Volevi leggere qualcosa? Sì, volevo fare prima di tutto un avviso. Sì, sì. Proprio per quello che dicevamo prima delle librerie che comunque nonostante siano fisicamente chiuse in quanto negozi continuano in realtà a fare questo servizio incredibile di vendita di libri eh, tramite l'online. Yes. Abbiamo fatto un appello sulla nostra pagina Instagram yes. proprio... Eh, per, eh, alle librerie, noi quindi lo ripetiamo anche da, dalla diretta in modo che ci segnalino chi continua a eh, fare il, questo servizio, visto che appunto passano i giorni, magari qualcuno si aggiunge, o ci siamo volati qualche libreria, proprio per dare un'indicazione a tutti coloro che in questo periodo, tra l'altro, di grandi consigli, eh, magari vogliono acquistare il libro, non potendolo fare fisicamente. Eh, Sappiate che c'è un'alternativa ad Amazon e quindi anche voi librerie segnalateci l'alternativa così la diffondiamo. Ok, uh, quindi uh, intanto grazie a tutti coloro che sono rimasti incollati alla diretta fino, fino adesso, un'ora di diretta più o meno, vedi stiamo riuscendo a mantenere questa, questa ora uh, e non sforare, non sforare troppo. Uh, la faremo per tutta la settimana, eh, non il sabato e la domenica. Quarantena o meno restano giorni non lavorativi quando possibile. Eh, vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Facebook, sull'account Instagram e anche sull'account Telegram, dove facciamo un aggiornamento eh, al giorno. Tu sai già che avremo domani, è già confermato, siamo in forse? Siamo in forse, posso dire che non parleremo sempre solo di autori, Di autori. ma anche di altri. Una cosa ce l'abbiamo, avremo uh, un libraio, un libraio di Torino, uh, Mattia della libreria del, del Golem, che appunto è uno dei librai che hanno trovato soluzioni alternative per uh, cercare di, di continuare a... A tenere, diciamo, tra virgolette, aperta la, la libreria, eh, ovvero spedendo eh, i, i libri a chi ne, ne fa richiesta tramite, tramite mail. Quindi sentiremo Mattia, sentiremo appunto la, la voce diretta di, di, di un libraio ai tempi del, del coronavirus. Sappiamo in realtà anche già che ci sarà mercoledì. Sì. Eh, mercoledì come oggi siamo andati a Bolzano. Mercoledì andremo a Macerata sì. per parlare di chi i fumetti li fa. Quindi Tommy Gunn, fumettista, libro uscito per progetto Stigma Sostanza Densa a inizio anno. Quindi, che insomma si è trovato anche lui con un libro in uscita nel delirio del coronavirus. Ma contemporaneamente anche puntata dedicata a chi i fumetti e le autoproduzioni le divulga e quindi il festival Ratatà di Macerata. Che è, che è stato spostato, spostato perché stato cadeva spostato. in pieno delirio. Ha avuto un, un anno di stop. Quest'anno ri, ritornava, però appunto si, si sposterà. E ne parleremo con loro. Quindi, eh, questo sarà quello che succederà più o meno domani, più o meno dopodomani, eh, e i prossimi giorni, appunto, continuate a seguirci per, per rimanere aggiornati. Che dire, grazie a tutti. Scusate se non abbiamo letto tutti i commenti, ma. Non fun funziona così Comunque Sonny Rimuovi le orecchie per salutare Allora muovo le orecchie Questa è un po' spompa Quindi non funziona Vi saluto solo con l'orecchia Di destra Di questo bellissimo cappellino Io direi che per le prossime live Posso tenerlo io questo cappello Ok Tant'io ne ho altri E ne li cambierò di volta in volta In base alla giornata e all'umore Va bene Allora eh, Vi ringraziamo Vi lasciamo agli altri Mille mila Uh, streaming, live, concerti dal balcone, chi più ne ha più ne metta. E, e niente. Noi ci risentiamo domani, sempre più o meno verso le 13.30. Quindi un saluto da The Coroners e... Ci sentiamo presto. Ciao. Un saluto a tutti e a tutti.